Crisanti, la Lombardia ha la metà dei morti italiani per coronavirus ed è dopo New York l'area più colpita al mondo. Che errori sono stati commessi? Ma, guardi, è difficile dire che errori sono stati commessi senza stare lì sul campo. Io penso che se errori ce ne sono stati, guardi, più che errori io penso che siano dovute a circostanze, come era impostato il sistema sanitario della Lombardia, ma anche le stesse disposizioni dell'OMS secondo me hanno tratto in inganno la risposta della Lombardia nelle fasi iniziali, e le fasi iniziali poi di fatto hanno determinato tutta la dinamica dell'infezione. Guardi, di nuovo non mi stancherò mai di ripetere che il 20 di febbraio a Vaux c'era il 3% di infetti. Ora, se a Codogno ce n'erano altrettanto, con la dinamica di trasmissione del virus, noi abbiamo perso una settimana d'oro parlando di ripartenza e parlando di salvare l'economia e di far ripartire Milano. Il disastro è accaduto durante quella settimana, mi creda? Quindi in cui il virus all'inizio proprio. Ma chi doveva agire rapidamente? Ma scusi, ma non sono stati media, politici, opinion leader tutti quanti insieme a convincere gli italiani che bisognava andare a prendere aperitivi in piazza, muoversi, far ripartire Milano, l'industria, il turismo e così via, mentre il virus allegramente si espandeva in Italia? Beh, non lo so, diciamo che eleggiamo dei rappresentanti politici affinché decidano al posto nostro, perché presumiamo che soprattutto in situazioni difficili e drammatiche come quelle che stiamo vivendo adesso prendano delle decisioni consapevoli, grazie anche ai consulenti dei quali si avvalgano. Però voglio sentire Stefano Zurlo, perché l'assessore regionale al welfare lombardo Gallera ha detto: assisto disgustato a uno sciacallaggio politico e mediatico. Ma chi ha la responsabilità della sanità in Lombardia? Se la può cavare con così poco, così facilmente? No, ovviamente non se la può cavare con così poco, perché è evidente che c'è un che Gallera nel bene e nel male porta il peso di questa tragedia terribile che ci ha colpito. Detto questo, siamo un po' alle solite, vale a dire, si enfatizza correttamente da un certo punto di vista, ma non del tutto, il ruolo della Regione. È chiaro che la Regione ha la gestione della sanità, ma quello che diceva prima per esempio il professor Crisanti fa capire il clima generale in cui è maturato quello strappo che poi non si è riusciti a ricucire, di cui parlava appunto adesso il professore. Il sindaco di Milano, il sindaco di Bergamo che invitavano ad andare in giro a prendere aperitivi, il governo nazionale che cincischiava su facciamo le zone rosse, non le facciamo a metà. Naturalmente in questa situazione generale l'Organizzazione Mondiale della Sanità, che per dichiarare la pandemia ce n'ha messo e continuava a tirarla in lungo. In questo clima la Regione non ha avuto la forza, probabilmente la lucidità necessaria, che invece sembra abbia avuto il Veneto, di dire no, noi viriamo su un'altra linea. Bisogna dire onestamente, perché questo va riconosciuto, che proprio la coppia Gallera-Fontana continuava a dire chiudiamo, 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 e si è attirata però anche molti strali, ironie. Quando Fontana si mise la mascherina tutti a ridere, a dire questo qui fa una pagliacciata. Parliamo delle mascherine, ricordiamo il caos che c'è stato sulle mascherine per settimane. Anche qui, e ho finito, noi possiamo dire Fontana ha mandato allo sbaraglio i medici, ha mandato allo sbaraglio gli infermieri, non avevano le protezioni. Questo è un dato che tutti sanno, che tutti hanno riconosciuto, però queste mascherine erano introvabili, cioè le cose vanno dette fino in fondo, no? Io ho visto, ma lo sappiamo tutti, che il Presidente del Consiglio ha preso le mascherine e le ha rimandate in Cina a fine gennaio, continuando a dire tutto sotto controllo. Nulla era sotto controllo, né a Milano né a Roma, purtroppo abbiamo visto anche a New York e in altre città, cioè ciascuno è andato incontro al disastro nei modi in cui da solo. Poi è chiaro che la Lombardia è la zona più ricca, più abitata, con 10 milioni di abitanti, con infiniti traffici. Ci sono stati degli errori, in parte sono quelli che sono stati detti, e poi naturalmente anche hanno giocato i numeri. Un'ultima cosa invece, che è una critica, scusa, che ho finito sulla Lombardia, su questa poi possiamo riprenderlo perché è un tema importante. Un altro errore forse proprio della Lombardia: grandi ospedali, grandi eccellenze, ma
un po' allo sbaraglio la rete territoriale. Questo è un elemento importante di riflessione che andrebbe fatto, quindi i medici di famiglia un po' allo sbaraglio, la medicina territoriale allo sbaraglio, soprattutto all'inizio, altro errore, ricoveriamo, sì. E gli ospedali allora, sono all'inizio, giusto, epicentro del per contagio. Ricordare tutto, anche il capo politico del governatore Lombardo Fontana, Matteo Salvini, diceva invece tenere tutto aperto, quindi diciamo, se lo vogliamo dire proprio tutta. E i vertici certo. della Lombardia hanno detto un giorno sì, un giorno no, aprire, chiudere, eccetera, eccetera. Antonella Boraleri, siccome erano più per la linea di chiusura però. Sì, ma dico poi col passare dei giorni, diciamo, ne abbiamo sentite di tutti i colori. Antonella Boralevi, lei come sta vivendo il lockdown a Milano? E poi, siccome lei ha postato un video sulla stampa in cui denuncia 5 fake news sul virus e dice è il momento di dire la verità ai cittadini. Quale verità? Io vivo con molta paura a Milano. Io vivo chiusa in casa per proteggere me stessa e questa è la prima verità che vorrei dire, cioè si sta in casa per proteggere se stessi prima degli altri e questo secondo me va detto. E sto in casa perché i contagi a Milano non diminuiscono, perché le cifre che ci vengono date, ecco un'altra verità che va detta, sono cifre parziali, perché non tengono conto degli asintomatici e quindi all'incirca una persona su 10 tra del 1.400.000 abitanti di Milano metropolitana è contagiosa e quindi se tu la infonti, tra l'altro contagia 3 giorni prima, poi c'è Crisanti, ce lo dirà, e fino forse anche a 40 giorni dopo, ma la vera verità fondamentale da cui discendono tutti gli errori che abbiamo detto finora è che l'epidemia era ampiamente prevedibile, cioè noi da 2 mesi lasciamo andare che la prima verità l'ha nascosta la Cina dando le cifre sbagliate e in ritardo, ma dal 21 di gennaio noi vedevamo dei video dove c'erano del personale sanitario con le tute da biocontenimento che portava via la gente dai suoi appartamenti. Allora, non ci voleva molto a capire che se nell'economia globale, la seconda economia mondiale, aveva questo tipo di situazione, sarebbe arrivato anche da noi. E non è un caso che sia esploso in Lombardia, perché la Lombardia è sulla dorsale europea, che va dal Belgio all'Alsazia, fino appunto alla Lombardia, che produce massimamente il PIL europeo. Allora, chi governa la Lombardia queste cose le deve sapere. E chi governa la Lombardia è responsabile della salute, il premier è responsabile della sicurezza. E Conte, proprio da lei, Lilli, venne il 23 di gennaio e disse siamo pronti, cioè per lui essere pronti voleva dire aver chiuso i voli diretti dalla Cina. Non c'erano i presidi sanitari, non c'erano i presidi negli ospedali e soprattutto non c'era il protocollo né per il pronto soccorso né per i medici. Allora, in questa situazione cosa doveva fare il governatore della Lombardia? Doveva dire prendo io in mano la situazione e chiudo per dire questo, gli errori vanno riconosciuti secondo me. Se tu non riconosci gli errori, prima di tutto li ripeti e in secondo luogo perdi completamente la tua credibilità. Ecco, è anche questo un punto, Sergio Rizzo, no? Abbiamo fatto tutto un lungo elenco, zone rosse sì, zone rosse no, pazienti dimessi ma ancora positivi nelle case di riposo, ospedalizzazione a tappeto, conflitto costante tra regione e governo. Chi ha le maggiori responsabilità o vogliamo dire che hanno sbagliato tutti e che in una situazione di questo genere non si poteva fare meglio o diversamente? La cosa impressionante è che fin dall'inizio la sensazione che si è avuta è che sia il governo centrale che le regioni avessero capito poco di quello che stava accadendo. Ognuno andava in ordine sparso, si è avuta addirittura la sensazione che venisse usata politicamente questa cosa, nel senso di per esempio la Lombardia e il Veneto rivendicavano l'autonomia. Io ho sentito una dichiarazione di Fontana ancora nei primi giorni che diceva ma se ci avessero lasciato fare le cose che volevamo fare, se fossimo autonomi avremmo assunto un sacco di medici e di infermieri in più. La verità è che la Lombardia non è un caso che abbia quei numeri terrificanti che ha, è perché è venuto al pettine un nodo cruciale.
Cioè, qui c'è un sistema in Lombardia che ha, diciamo, al riparo di questa presunta efficienza del sistema sanitario, in realtà ha messo in evidenza delle lacune e delle pecche clamorose. La vicenda del Trivulzio è una vicenda pazzesca. Quando c'è la casa di riposo di Milano, ancora, sì. La casa di riposo di Milano, dove addirittura dell'8 di marzo, con una circolare, è stato deciso di mandare lì i pazienti positivi al coronavirus, che però erano, diciamo, non erano gravi. Questa cosa è stata una scelta scellerata che ha creato dei problemi immensi. E adesso la magistratura sta indagando e non so che cosa potrà saltare fuori, ma la verità qual è? È che qui viene fuori tutta la, diciamo, tutte le pecche di un sistema che non sta più in piedi, diciamola tutta. Ma noi non possiamo affidare la sanità a una cosa così preziosa, grave, a delle scelte prese dai politici. Io sono convinto che dopo questa vicenda bisognerà rimetterci le mani, ma pesantemente. Io sono del parere che la sanità va sottratta ai politici, ma per una ragione molto semplice. Perché se tu nomini un direttore generale di un ospedale per nomina politica, è chiaro che quello farà l'interesse di chi l'ha messo lì, non è che farà l'interesse della collettività. Purtroppo abbiamo già visto in Lombardia che cosa è accaduto, non ci dimentichiamo che c'è un ex governatore della Lombardia che è stato condannato in via definitiva a 5 anni e 10 mesi per corruzione. Formigoni, sì. Formigoni. Quindi diciamo è una situazione che secondo me non potrà più restare così. Ti do dopo subito la parola, speriamo. Giurlo. Voglio solo Rapida. Prima chiedere al professor Crisanti, ma siccome ce lo ha detto anche adesso Sergio Rizzo, no? La decisione di mandare nelle case di riposo pazienti dimessi dagli ospedali ma che ancora potevano contagiare è stata devastante. Ecco, Fontana, il governatore della Lombardia, ha detto che questa decisione di mandare i dimessi nelle RSA è stata dei tecnici. Ma questo è uno scaricabarile oppure voi tecnici, medici, scienziati, avete sbagliato, avete dato consigli sbagliati? Ma guardi, lei mi dà l'opportunità per leggerle una dichiarazione del 26 gennaio da parte dell'Istituto Superiore di Sanità, la quale diceva: la strategia del Veneto non è stata corretta perché ha derogato all'evidenza scientifica, estendendo i test anche agli sintomatici e creando questo confusione e allarme sociale. Ecco, queste sono le direttive e le istruzioni che le regioni ricevevano dai cosiddetti tecnici del governo, sulla base di direttive della sanità dell'OMS sbagliate. No, dico, il Veneto aveva già chiuso l'8 marzo, aveva già capito che lì ci sarebbe stato un problema. Non li mandava più i pazienti, diciamo, lievi nelle case di riposo. No, e l'8 marzo, cioè, dopo ben 15 giorni che il Veneto aveva preso questa decisione, la Lombardia ha deciso invece di mandarli. E questa è la cosa, secondo me, sconcertante. Crisanti. No, e quello che volevo dire è che c'è stata una grande confusione a livello centrale, basata ostinatamente sull'adesione a direttive dell'OMS sbagliate, su presupposti sbagliati. La verità era davanti a tutti, perché il 26 febbraio, quando la Regione Veneto ha pubblicato i dati di VO, c'era il 3% di infetti e il 45% degli asintomatici. Io mi chiedo, ma questi dati chi lo doveva vedere? La Regione Veneto o l'Istituto Superiore di Sanità o il Ministero della Sanità o gli esperti della sanità? Perché questo, a un certo punto, su questi dati dovevano essere aggiustate determinate decisioni e determinate direttive. Ecco, ma voi in Veneto avete, quindi, lei sta dicendo che le responsabilità stanno a Roma, da quello che ho capito, no? Anche per il disastro in Lombardia. E voi in Veneto invece non avete avuto gli stessi problemi perché avete fatto di testa vostra. Non è che abbiamo fatto di testa nostra, noi abbiamo guardato la realtà che non era in linea con quello che ci veniva detto, e la realtà è una sola, Non è che la realtà si manifesta sulle direttive. Se c'era il 45% di asintomatici, noi abbiamo pensato che gli asintomatici erano un problema e che quindi era necessario fare il tampone a più persone possibili, indipendentemente se avevano sintomi gravi o se erano parenti o se erano vicini di casa o se avevano
in qualche modo incontrato qualche persona che ritenevano fosse infetta. Quindi la Lombardia poteva fare come voi? Ma evidentemente la Lombardia ha ritenuto di dover adeguarsi alle direttive che venivano, le direttive centrali. Noi abbiamo pensato che sulla base dei dati che ci avevamo non erano adeguate. Chiaro. Boralevi e poi Zurlo, perché e Sergio Rizzo, anche ti reinterpello di nuovo anche te, perché diciamo che il governatore della Lombardia e tutta la sua giunta, ricordiamo che è leghista Fontana, hanno rivendicato dall'inizio la loro autonomia rispetto al governo centrale, però si ha un po' l'impressione che quando hanno fatto delle cose che funzionavano era grazie all'autonomia rivendicata della Lombardia, quando hanno fatto errori invece era colpa del governo centrale. È corretta questa analisi un po', diciamo, grossier, detta per titolo? Però corrisponde alla narrazione che effettivamente è stata fatta. Quello che finora è mancato, che secondo me sarebbe necessario per dare una garanzia per il futuro. Poi vorrei dire qualcosa sul futuro aprendo un discorso differente, ma è che il governatore della Lombardia, peraltro la Lombardia, la Costituzione, no, cioè il titolo quinto, insomma, dà il potere alle regioni di gestire la salute, quindi la salute compete al governatore della Lombardia. Allora, sarebbe bene che ammettesse i suoi errori. Io lo vedo continuamente rivendicare le pochissime cose, forse quasi nessuna, che vanno bene. Perché, per esempio, non vorrei aggiungere che tra i protocolli che ha emanato la regione per oltre la metà della sanità lombarda è privata. Quindi i protocolli erano molto importanti per contenere l'epidemia. Viceversa, sono stati protocolli fatti con delle regole talmente lasse che poi ci sono delle cliniche che fino a 2 settimane fa, cioè a oltre un mese dopo il caso di Codogno e il caso tragico di Alzano e di Nembro, che non sono stati chiusi provocando la tragedia di Bergamo, di Brescia, e probabilmente speriamo si fermi lì, effettivamente andavano ancora a ricevere i pazienti per fare la fisioterapia. Allora, io penso che per conquistare la fiducia dei cittadini serva la sincerità. Credo che questi sbagli dipendano da un insieme di fattori. Il primo, secondo me, è l'impreparazione. Poi probabilmente la fretta, poi una ricerca del consenso. Io penso che di fronte a una situazione tragica come l'epidemia serva assumersi le proprie responsabilità, proprio per dirci che quello che succederà dopo non sarà la ripetizione di questa tragedia. Certo, Stefano Zurlo. No, ma però mi sembra che abbiamo visto due film diversi, perché non si possono fare questi discorsi così. Voglio dire, scusate, ma l'ha spiegato bene Crisanti, a Roma c'è stata la massima confusione su tutti i temi per settimane, ma c'è un balletto sulle mascherine che è andato avanti con Borrelli fino a una settimana fa, sui tamponi è stato detto tutto il contrario di tutto, dopodiché non stiamo dicendo che la Lombardia non abbia sbagliato, ha fatto i suoi errori anche gravi, ma attenzione, scusa, solo un secondo perché voglio chiarire una cosa, cioè prima Rizzo ha fatto un discorso giusto, ma mi dispiace dirlo, detto così è lunare, perché sembra la traduzione di voler dire siccome ci sono i politici che comandano sugli ospedali pubblici a Milano ci sono i morti, ma i politici comandano su tutta la sanità italiana e comandano molto di più a Palermo, a Bari, ma no, a Roma. Scusami Stefano Zurlo, siccome la sanità, come ci ha ricordato, scusami, no, per non far troppa confusione, siccome la sanità è di competenza delle singole regioni, quindi diciamo che in tutte le regioni avranno non fatto nomine politiche anziché nomine, no, non lo so, ma questo, ma no, insomma, ma no, atteniamoci al caso lombardo. Scusami Lili, ma la sanità lombarda fino a ieri passava per il modello, e del resto Calamita, un turismo chiamiamolo sanitario da tutto il mondo, con centinaia di migliaia di persone che vanno a farsi operare al San Raffaele come a Niguarda, al Policlinico come al Galeazzi, come a San Donato. Adesso non è che crocifiggiamo tutto, capito, ma diciamo che questo modello Formigoni è andato il tilt su questa situazione. L'ex governatore vostro che sulla sanità diciamo, è caduto è clamorosamente per privata. Dire una cosa una. È massimamente privata. È caduto questo ma ha lasciato, dirlo. Scusami, è caduto, scusate, è caduto.
Scusa Antonella, è caduto, ma per quanto mi riguarda il governatore Formigoni ha lasciato una sanità creando una competizione tra pubblico e privato che ha creato, per quanto mi riguarda come ospedali, il miglior sistema regionale d'Italia, uno dei migliori d'Europa e del mondo, tant'è che vengono a operarsi un sacco di gente da tutto il mondo. Questo sistema, come ho spiegato prima, era, diciamo, indebolito, debole, impreparato sulla questione dei medici di base, sulla medicina territoriale, la chiusura dei piccoli ospedali. A questo si sommano errori dovuti probabilmente alla Giunta, ma molto, molto di più al governo di Roma. Chiudo perché voglio dire l'ultimo dato anche sulle RSA, cioè sulle strutture per anziani. Su 150, quelli che hanno risposto all'appello e hanno accolto i malati, 15. Sono state 15 in Lombardia, 15. La cosa era di metterli in padiglioni separati, poi è saltato tutto, ma c'era un'emergenza malati. E anche qui le case di riposo dove ci sono morti sono decine in tutta Italia, aggiungerei in tutto il mondo, perché ci sono inchieste dappertutto, come scrive anche oggi Repubblica ampiamente, e ci sono disastri in case di riposo di mezzo mondo. Non è che sono morti solo al Trivulzio, o al Boniocchi, o nelle case di riposo. Se no, qui diamo una visione. Con questo non sto dicendo che il problema non si ponga, voglio dire però. Allora, aspetta, Zurlo, scusate, ho finito. No, scusa, fammi finire. Vai, Zurlo. No, però scusa, voglio dire, il Presidente del Consiglio poteva andare in televisione a fine febbraio, a fine gennaio, quando voleva, e diceva le case di riposo sono zona rossa, non entra e non esce nessuno, scommettiamo, scusa, che il problema era risolto in partenza, invece di dire è colpa sua, è colpa mia, è entrato quello, è entrato quell'altro, perché questa è la realtà. Boralevi, rapida, e poi Rizzo. Scusa, vorrei dire questo, il discorso che ha appena fatto Zurlo è la conferma della gravità dell'errore che ha commesso la Lombardia, e sto applicando i parametri della logica da filosofo del linguaggio di formazione, cioè se la sanità lombarda è la migliore d'Europa, questa sanità lombarda avrebbe dovuto saper gestire l'emergenza sanitaria, cioè non si tratta di un'emergenza di nessun altro tipo, si tratta di un'emergenza sanitaria, quindi a maggior ragione è estremamente grave che adesso ci sia questa tragedia in corso in Lombardia, e voglio dire, parliamone, perché se tra 15 giorni le poche misure che sono state prese, perché il 67% dei lavoratori lombardi, ce l'ha detto l'Istat due giorni fa, stanno andando nelle imprese, quindi stanno affollando i mezzi pubblici, stanno contagiandosi, perché non credo che le mense, gli spogliatoi, gli accessi siano già stati attrezzati per una distanza che va al minimo da un metro, e quella giusta sarebbe di 8. Quindi parliamone, perché siamo vicini a qualcosa che è una prova del fuoco, che è il 4 maggio. Allora, Sergio Rizzo? No, allora guarda, io diciamo non è che voglio negare, non ho mai negato che in Lombardia ci siano delle strutture di eccellenza, come ci sono in altre parti d'Italia, non c'è dubbio, no? Però io vorrei tornare al Trivulzio, perché quell'episodio lì dice tutto di come viene gestita dai politici la sanità, anche in una regione ricca, efficiente, tutto quello che volete come la Lombardia. Ebbene, era stata data un'indicazione di non mettere le mascherine, vi rendete conto? Cioè, hanno mandato i pazienti che erano già positivi al Covid-19 all'RSA del Pio Albergo Trivulzio, dando indicazioni, dando direttive dai medici e al personale infermieristico di non indossare le mascherine, perché avrebbero creato panico nei confronti dei degenti e dei visitatori, ma dei familiari. Questa direttiva è una cosa arrivava di una gravità inaudita, questa. No. Non ho capito, scusami. Dico, questa direttiva arrivava da Roma, no? Questa delle mascherine. No, veniva dalla direttiva, non era una direttiva. Direttiva, questo consiglio, chiamiamolo come vogliamo. Il signore che è indagato attualmente e che, su cui indagherà la magistratura, sta indagando la magistratura, sulle cui responsabilità sta indagando la magistratura, questo signore è stato nominato da chi? È stato nominato dall'attuale presidente della regione e dall'assessore della sanità. Cioè è stato messo lì dai vertici politici della regione, è stato messo probabilmente una persona che non aveva le competenze per gestire una situazione di quel tipo lì. Allora questo è il punto da mettere in luce, ma possiamo andare avanti così? La sanità è una cosa troppo delicata. Poi guardate, la Lombardia, diceva giustamente Antonella Boralevi,
che la metà della sanità è privata. Che cosa è successo? È successo che in Italia, ma soprattutto in Lombardia, si è molto spinto sulle strutture private in convenzione, no? Questo che cosa vuol dire? Vuol dire che hanno creato delle, per carità, ci sono strutture di grande eccellenza, non discuto, ma questo ha creato delle ricchezze e delle situazioni pazzesche. Voi pensate ai privati che gestiscono sanità in convenzione, che comprano i giornali, o che in alcuni casi addirittura ce n'è stato uno che era diventato l'azionista quasi di riferimento del Corriere della Sera. Cioè, per dire che è una situazione molto complicata questa qua, sì, che non può assolutamente essere, come dire, liquidata con, dicendo, ah sì, la Lombardia è la regione dove la sanità è più efficiente d'Europa. Ma questo è vero fino a un certo punto. Il modello della Lombardia, ragazzi, cioè, è la verità, è il frutto di un blocco di potere che è sempre lo stesso da 30 anni a questa parte, che oltre a produrre efficienze, per carità, e strutture meravigliose, ha prodotto anche degli scandali clamorosi. Vogliamo ritornare al caso Formigoni, alla vicenda di Dacò e dei soldi che correvano? Ma non lo so, dico, ma ecco, se questa allora, è, diciamo, una gestione oculata della sanità. Sì, qualcosa ci ricordiamo, qualcosina di quello che è successo in Lombardia. Professor Crisanti, le chiedo, allora, uno, se è d'accordo con Sergio Rizzo quando dice che il settore della sanità è un settore troppo importante per i cittadini, per ognuno di noi, per lasciarlo in mano così alla politica, ai politici, visto che diciamo gli scandali nel settore sanitario sono stati tanti, a cominciare dalla Lombardia. Questa è la prima cosa. La seconda che le volevo chiedere, la interpello da virologo esperto, Antonella Boralevi prima diceva che praticamente guarda con orrore alla data del 4 maggio, quando in teoria bisognerebbe riaprire, ripartire, anche se gradualmente, ma la Lombardia è pronta secondo lei per riaprire? Ma io penso che il problema vada steso se l'Italia è pronta per riaprire, perché come ho detto anche in altre occasioni, mancano delle informazioni cruciali per riaprire, che è per esempio il numero dei casi giornalieri. Quello che vediamo pubblicato ogni giorno è il numero dei casi diagnosticati, che non necessariamente, anzi sicuramente non è il numero degli infetti, perché ci sono molte persone che telefonano accusando sintomi di infezione da Covid, alle quali si dice di rimanere a casa, e quindi non viene fatta la diagnosi. Poi c'è tutta la parte degli asintomatici, quindi diciamo il numero che ci viene dato giornalmente è sicuramente una frazione del numero dei casi giornalieri. Ora, il numero dei casi giornalieri è un'informazione importante, perché determina il rischio di far ripartire l'epidemia nel momento in cui tutte le misure di confinamento sociale vengono abbandonate. Ecco, io vorrei fare un appello per cercare di risolvere questo problema e computare nel numero dei casi anche tutti quelli che telefonano e che accusano sintomi di malattia, perché questo metterebbe un po' di chiarezza, ci farebbe vedere il problema un po' di più nella sua interezza. Poi e sarebbe una fotografia più precisa della realtà, più precisa, probabilmente. Guardi, no? Ma mi scusi se la interrompo solo per chiedere una cosa a proposito di una riapertura per aree geografiche. Questa potrebbe essere una soluzione, perché per esempio certo, il governatore del Veneto, Zaia, di cui lei è consulente, ha detto che praticamente il lockdown nella sua regione non c'è mai stato, c'è stato poco, e che lei sappia, il collega governatore, collega anche di partito, leghista, Fontana, governatore della Lombardia, ha mai chiesto consigli al collega Zaia, governatore del Veneto, visto che Zaia non sembra avere commesso gravi errori, anzi, grazie immagino anche alla sua consulenza. Guardi, io non sono talmente intimo da Zaia a sapere che contatti ha con il governatore del Veneto, però sicuramente le posso dire che in Veneto abbiamo stabilito un gruppo di lavoro con poche persone che si sentono spesso, si scambiano le idee e devo dire hanno anche il coraggio di prendere dei rischi e di cercare soluzioni innovative. Ecco, quindi sicuramente
indipendentemente dalle considerazioni di carattere politico di cui voglio completamente estraniarmi, il governatore Zaia ha creato un team dinamico che interagisce e penso che questo è parte in qualche modo anche dei buoni risultati che abbiamo ottenuto. Ma per quello che la domanda che mi ha fatto a proposito della politica e della sanità pubblica, sa, la sanità pubblica è un grande problema politico, assorbe una quantità gigantesca di risorse, quindi certo. Faccio fatica a pensare come la politica possa rimanere estranea da dare una direzione al sistema sanitario. Forse sarebbe opportuno dimenticare l'influenza politica con dei chiari criteri di merito e di responsabilizzazione, ma pensare che la politica rimanga fuori dalla sanità è un'utopia. Casomai bisognerebbe pensare come farla convivere in un sistema che sia efficiente e meritocratico, e questa è un'altra cosa comunque. Meritocratico. Sergio Rizzo, sentivo che sì. Borbottavi qualcosa, poi Zurlo e Moralevi. No, ma io sono perfettamente d'accordo. Io non dico che la politica non si deve occupare della sanità, dico che i politici non devono nominare i primari e neanche i direttori degli ospedali. Cioè, quelle devono essere nomine fatte in un altro modo, non c'è niente da fare. Cioè, chi ha responsabilità così gravi, così importanti, deve sapere che opera per conto della collettività, non per conto di un partito o per conto di una corrente. Purtroppo oggi, fino adesso, è andata avanti così. Sono stati nominati i primari, i capisala vengono nominati in certe circostanze dai partiti, nemmeno dai politici. Cioè, ma voi lo sapete che al Trivulzio ci sono 280 demansionati? Cioè, sono persone che sono state assunte chissà come, chissà perché, magari su qualche raccomandazione, che non fanno niente e stanno lì a fare magari le fotocopie. C'hanno pure il limite del numero di fotocopie che possono fare giornalmente. Ma perché la politica deve entrare fino a quei livelli lì? Io sono molto d'accordo con te, no? certo, anche perché insomma, questa è un po' una malattia anche molto italiana. Rapidissimi, Stefano Zurlo, Antonella Borallevi, pensate che Milano è pronta per riaprire quel poco che c'è da riaprire il 4 maggio prossimo? Stefano e poi Antonella Borallevi. Ma è difficile rispondere. Adesso sentivamo parlare del Veneto. Il Veneto è stato appunto coraggioso quando ha seguito la sua strada, perché per dire in un secondo, quando Zaia aveva parlato dei tamponi è stato crocifisso da tutti, gli hanno fatto dire che lui voleva fare i tamponi di massa, cosa che lui non aveva mai detto. Questo per dire, adesso tutti lodano il modello Veneto, quando era in corso qualche settimana fa si criticava da tutte le parti il Veneto. Per quanto riguarda Milano, io credo che ci sia molta voglia di ripartire. Ho sentito tanti imprenditori che si stanno organizzando. Io oggi sul giornale ho intervistato Rasizza di Open Job Metis, per esempio, e lui racconta come si sta organizzando con le visiere, le mascherine, i test sierologici da fare rapidamente a tutti i dipendenti, i collaboratori, il plexiglass per i colloqui. Quindi c'è tutto un impegno anche di Confindustria, delle imprese, del tessuto produttivo. Mi pare più difficile che si riesca a organizzare, ma spero che si faccia, poi tutto il sistema. Vengo al punto, io ho in mente come tutti una stazione della metropolitana o la stazione centrale di Milano, ma come può essere Roma Termini, in un orario di punta, alle 8 di mattina o alle 5 di pomeriggio. Immaginare un mondo diverso, sia pure con lo smart working, sia pure con i turni differenziati, insomma, cioè, mi sembra di vivere in una favola da questo punto di vista, che riguarda però non solo Milano, ma direi tutta l'Italia, forse tutto il mondo. Dobbiamo iniziare questo processo, ma è un processo che mi rendo conto è molto lungo, sì. E molto complicato, vedremo cosa riusciremo a fare. Lo smart working aiuta molto. Certo, Borallevi, rapida. Io penso che Milano abbia davanti, a partire da Confindustria, la Lombardia, l'Italia, una opportunità straordinaria, che è l'opportunità di cominciare a mettere in piedi un modello di sviluppo, di economia, di relazioni sociali, che non sarà quello di prima. Cioè, la vera verità che bisogna dire, secondo me, è che niente tornerà come prima, perché questo è l'inizio di un nuovo periodo storico in cui la natura, abusata da decenni, ci restituirà e ci continuerà a restituire questi virus, che saranno virus uno di fila all'altro, endemici, che dovremo quindi fronteggiare con delle strutture sanitarie
pronte all'emergenza, come è successo in Corea del Sud, che ha fatto tesoro dell'esperienza della SARS di 18 anni fa. E credo che a livello, giustamente, Confindustria dice che se non riparte la Lombardia, non riparte l'Italia. Questo è evidente. Ma a parte che la Lombardia, torno a dire, lo dice l'Istat, non lo dico certo. Io, lavora al 67%, ma poi oltre alla produzione serve il mercato. Allora, nel momento in cui noi smettiamo di contenere l'epidemia, perché le persone, quelle poche, perché uno si domanda, ma perché in Lombardia ci sono tutti questi casi e in Italia non ci sono? Perché in Lombardia, appunto, perché c'è tanta gente che circola, che ha continuato a circolare. Esatto. Ha continuato a circolare dall'inizio. Voglio concludere con una domanda ancora al nostro esperto. Professor Crisanti, quando Antonella Boralevi dice che siamo entrati in un nuovo periodo storico e che ne vedremo altri di virus del tipo del coronavirus, dobbiamo quindi attrezzarci, perché non è che una volta che avremo trovato il vaccino contro questo virus, poi stiamo tranquilli. Lo pensa anche lei che sia così? Ma guardi, io direi che gli ultimi 20 anni sono stati costellati dall'incontro con nuovi virus, a partire dall'HIV, dalla SARS, dalla MERS, quindi è chiaro che il continuo aggredire dell'uomo di nuovi di ecosistemi che prima erano isolati, porta sicuramente al contatto con nuove con specie animali in cui prima non c'era contatto, e quindi al trasferimento, al salto di specie di nuovi virus. Questa è una cosa che continuerà ad accadere, è accaduta in passato. Sì, ma non diciamo con un contagio così diffuso come adesso col coronavirus, no? Però insomma lei praticamente ci sta dicendo sì, che dobbiamo attrezzarci. Sì, certo. Ci dobbiamo attrezzare. Allora vi faccio vedere il punto di Paolo Pagliaro, perché lo abbiamo dimostrato anche noi questa sera, il mondo dell'informazione è in qualche modo monopolizzato dal coronavirus, ma in realtà in giro per il pianeta stanno succedendo molti altri fatti gravi. Pochi secondi di pubblicità e poi il punto. Mentre ci ripetiamo che dopo niente sarà come prima, dobbiamo constatare che nel frattempo, coronavirus a parte, il mondo è esattamente come l'avevamo lasciato. In Libia prosegue la guerra civile, Haftar contro al-Sarraj, Tobruk contro Tripoli, con i medici e gli infermieri impegnati a curare i pazienti positivi al coronavirus che vengono spesso chiamati negli ospedali per curare i feriti di guerra. Non si interrompono i flussi migratori, che non sono gestiti dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, ma dalle carestie, dalle guerre e dai trafficanti di esseri umani. L'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni ha calcolato che le persone entrate in Europa attraverso il Mediterraneo in questi mesi sono aumentate del 50% rispetto all'anno scorso. La novità è che quando sopravvivono approdano soprattutto in Grecia e Spagna, dove gli sbarchi sono aumentati del 700%. In Turchia, da cui spesso i migranti partono, c'è stata una grande amnistia che consentirà il rilascio di decine di migliaia di detenuti per proteggerli dall'infezione. Sono stati scarcerati anche noti boss mafiosi, ma restano in carcere giornalisti, militanti curdi, intellettuali dissidenti e oppositori politici di Erdogan. Nel Regno Unito, infine, il governo è impegnato nei negoziati con Bruxelles per definire le modalità di uscita dall'Unione. Il prossimo round è fissato per dopodomani. Benché dal 31 gennaio la Brexit sia diventata realtà, da un punto di vista giuridico siamo ancora in una fase di transizione e dunque, per combattere l'epidemia, gli inglesi continuano a usufruire degli aiuti europei sotto forma di sovvenzioni dirette, garanzie di Stato sui prestiti, prestiti pubblici e aiuti all'esportazione. In tutto 57 miliardi di euro. Ecco, allora siamo arrivati alla fine di questa puntata. Io ringrazio Antonella Boralevi, grazie professor Crisanti, grazie Sergio Rizzo, grazie Stefano Zurlo, grazie spettatrici e spettatori. Vi lascio ai programmi della rete, vi auguro una buona domenica e mi raccomando, teniamo duro come sempre e noi ci vediamo come sempre lunedì 8:30. Arrivederci.